Buongiorno ragazzoni e ragazzuole, che bello finalmente ritrovarsi dopo un mese a fare un video, è passato tantissimo tempo, mi dispiace tantissimo, ma purtroppo mi è mancata un sacco di ispirazione in questo mese e i miei gatti tra poco inizieranno a saltare da una parte all'altra e la pace sarà finita. È bello perché finalmente riesco a fare anch'io questa cosa figa che fanno tutti, cioè di fare i video con la libreria dietro. In realtà io sto seduta in terra, per cui è proprio la poracciata estrema questa, perché è la stanza di casa, questa più tranquilla, due stanze ci sono in questa casa in realtà, ma siccome di là passa la padrona di casa e via dicendo, ho detto forse non è il caso di farmi vedere che parlo al nulla, prima che pensi che sia una pazza svitata. Visto che appunto lei è tornata a casa e non sono più sola. Bene, allora, questo come potete intuire dalla tazza, oh mio Dio, la tazza di tè è una cosa bellissima, finalmente possiamo tornare a bere la roba calda perché finalmente fa freddo, prima era distesa sul divano che stavo leggendo e ho percepito una sensazione che non percepivo da mesi, freddo ai piedi, una cosa incredibile, è bellissimo. Bene, allora iniziamo perché abbiamo un po' di libri di cui parlare, adesso vedo di quanti parlarne effettivamente perché sono un po' tanti e non che io abbia letto particolarmente in questi mesi, ma parliamo di voi, parliamo di voi. Avete letto voi in questi mesi? Perché io non sono stata tanto brava. Questi mesi sono stati un po' difficili per quanto riguarda le letture, perché non sono riuscita a trovare dei libri che mi acchiappassero a sufficienza e i libri che ho letto non è che mi sono piaciuti tantissimo, infatti sarà un video un po' fiacco questo, in cui parlerò male di... no, parlerò male no, però non sarò proprio al massimo dello sprint. Bene, il primo romanzo, iniziamo da quello, è L'ipotesi del male di Donato Carrisi. Ora... Donato Carrisi io l'ho già conosciuto come scrittore, ho già letto, penso, tutti i suoi libri, se non mi ricordo male. L'ipotesi del male deve essere stato il quarto romanzo suo che leggevo. L'ipotesi del male è il seguito diretto del suggeritore, per cui c'è dentro sempre come protagonista Mila Vasquez. Ora, questa cosa di ritrovare la protagonista appunto del suggeritore Mila Vasquez era, diciamo, interessante dal mio punto di vista, perché ho detto wow, proseguiamo con la sua storia, un personaggio che mi era piaciuto abbastanza effettivamente del suggeritore, il suggeritore per un romanzo che mi era piaciuto tantissimo perché era un giallo che veramente mi aveva sconvolto e mi aveva lasciato col fiato sospeso fino alle ultime pagine, per cui ero proprio felice, ho detto vai, sapete quando volete leggere proprio un bel giallo, uno di quelli proprio belli che vi prendono dall'inizio alla fine, che non riuscite a indovinare l'assassino, quelli che tipo non riuscite neanche a chiuderlo, è una certa di notte, dite no, io devo assolutamente andare a dormire che domani lavoro e siete obbligati a chiudere il romanzo, però in realtà non volete chiuderlo. Ecco uno di quei gialli lì, non uno di quelli che arrivate a metà romanzo e dite sì, vabbè, ma io ho già capito che questo succede, che quell'altro, quello e quello ancora, e effettivamente dopo avete indovinato perché è scontato al 100%. Ecco, siccome il suggeritore mi aveva sconvolto positivamente, ho detto sicuramente succederà anche con l'ipotesi del male. Dunque, non è che l'ipotesi del male sia un romanzo scontato, nel senso che non è che indovinate effettivamente qual è la trama, qual è l'ingarbuglio, cioè anzi meglio, come sgarbugliare la trama. Il problema dell'ipotesi del male, che poi è anche il problema di altri romanzi di Donato Carrisi, è che lui utilizza sempre la stessa struttura in tutti i suoi romanzi. Non tutti. Forse ce n'è uno che non è scritto così, forse La ragazza della nebbia, che è scritto in maniera diversa. Mi spiego, senza spoilerarvi, perché sennò poi vi rovino un pezzo di trama. Nei gialli classici cosa succede? C'è l'inghippo, muore qualcuno, e c'è da scoprire chi l'ha ammazzato questa persona. E da lì si dipana tutta la storia, indagine, mica indagine, interrogatori e quant'altro. Quello che fa Donato Carrisi è che non ci va proprio diretto sparato, cioè non ti fa l'indagine proprio liscia, lineare. Usa tutta una storia di trame sottotrame per arrivarci. Che vi confondono le idee, chiaramente, che vi incuriosiscono, che dicono: ah, per cui adesso c'è quello che... vi creano tutto un bel casino in testa, ma sono trame, sottotrame molto belle, molto interessanti, molto angoscianti a tratti, tipo nei suggeritori, me ne ricordo qualcuno, effettivamente solo a ripensarci mi angoscia tantissimo. Il problema è che quando tu lo fai in un romanzo mi sta anche bene, ma se tu lo fai sistematicamente sempre, viene un po' a noia poi questa cosa, perché voi dite, ok,
l'hai fatto in quell'altro, l'hai fatto in questo, l'hai fatto in quell'altro ancora. Succede che poi io quando, prima di iniziare questo video, stavo appunto scrivendomi di quali libri devo parlarvi e mi sono detta l'ipotesi del male, ok, qual è l'ipotesi del male? Cioè ci ho messo un attimo, nel senso sono andata a rileggermi un pezzo di trama perché ho avuto un attimo di vuoto e mi sono detta ma che canzarola era tra tutti quelli che ha scritto? Perché effettivamente avendo tutti la trama così simile, cioè la struttura più che la trama, alla fine fate fatica a distinguere uno con l'altro, o almeno è una cosa che a me è successa. E vi toglie un pochino, come dire, la voglia di proseguire, perché tanto voi sapete che quando sembra che avete scoperto un nuovo indizio, in realtà non è vero, perché vi porterà invece a un'altra sottotrama, non vi porterà direttamente alla trama principale. Per cui mentre lo leggete, mi viene un po' a fatica dopo un po', perché voi dite ormai questa cosa io l'ho capita, che non mi freghi più, no? Non c'è più modo di tenermi sulle spine, no? Perché tanto lo so già che funziona così. Per cui sì, è un romanzo per carità interessante, se siete amanti dei gialli, io ve lo consiglio come sempre, come vi ho consigliato al suggeritore e come vi consiglio anche altri romanzi di Donato Caresi, di cui in questo momento non mi vengono in mente i titoli, ma sicuramente ma li ho letti, giuro. Però tenete conto, ecco, di questo, se avete già letto tutti gli altri e dovete leggere questo, se avete già letto il suggeritore, comunque sono tutti molto simili, ecco, io consiglierei a Donato Carisi di cambiare un attimino questa maniera di strutturare l'indagine, o forse magari proprio il suo tratto di fabbrica, per cui cioè, lui dice li scrivo tutti così. Perché sapete, cioè, la questione è questa, che ci stavo pensando, voi avete presente quelle saghe lunghissime in cui ci sono sempre gli stessi protagonisti poliziotti e vi si racconta, oltre che al giallo in sé, la storia personale dei poliziotti? Ecco, chiaramente su quei, che ne so, 10, 12 romanzi o anche di più, voi non potete ricordarvi benissimo la trama di tutti, perché magari c'è qualcuno che ha la trama più memorabile e qualcun altro che invece ha la trama un pochino più... non lo so, dimenticabile, ecco. Il fatto è che lì sono appunto, come dicevo, 10 romanzi. Può capitare che voi non ve li ricordiate tutti perfettamente. Elisabeth Giorgio, per esempio, ne ha scritti tantissimi con protagonista Linley. Io non me li ricordo tutti. Mi ricordo molto bene il primo, mi ricordo il terzo perché è il mio preferito, che è bellissimo. Mi ricordo il sesto perché succede, il sesto o il settimo, non mi ricordo quale dei due, succede una roba bomba. Però capite, cioè, gli altri sono piacevoli, certo, però questi sono, capito, una serie di romanzi. Se Carisi inizia mentre sta scrivendo, che poi non è così prolifico, tra l'altro come la Giorgio, sta scrivendo soltanto il primo e il secondo e me li fa tutti uguali, capite che se dopo diventa ripetitivo non è cosa buona, almeno dal mio punto di vista. Poi non lo so, io di gialli comunque ne leggo abbastanza, per cui non è che mi ritengo proprio un'esperta, ma... Ne ho letti parecchi, perciò ecco, può diventare un po' troppo ridondante, ecco, questa cosa. Il secondo libro invece di cui vi parlo, un libro che anche questo mi ha lasciato un po' così. Questo l'ho preso quando c'erano state queste offerte della Gargoyle che avevo trovato al supermercato, quei libri che costavano 3,50 euro perché penso stesse svendendo la Gargoyle. Comunque, nel caso non lo sappiate, la Gargoyle adesso dovrebbe riaprire e ricominciare a pubblicare, grazie. E avevo preso questo che tra l'altro forse ce l'ho qua da qualche parte, può essere. Scusate, faccio questo. Vediamo se riesco a tirarvelo fuori e a farvelo vedere. L'avevo preso insieme alle mie due vite, però mi spacco un dito per non riuscire a tirarlo fuori. Che bello, che è questo? Che si chiama Vita di Tara. Ora sì, io mi faccio molto fregare dalla copertina, voi direte, ho capito, ma c'è una bambina vestita da fatina in copertina, che cazzo tu mi hai fatto convincerti? Non lo so, però la trama sembra interessante, perché è la storia di questa ragazza che tipo scompare nel nulla e dopo, non mi ricordo, circa una ventina d'anni, comunque parecchi anni, si ripropone, torna sulla porta di casa del fratello e dice: Oh, io sono tornata così, dal nulla. E ovviamente tutti dicono: No, non è lei, cioè, non è lei, chiaramente. E qui si sviluppa tutta questa storia, no? Il fatto è questo: che Tara racconta una storia di come è scomparsa, di cosa le è successo in tutti questi anni, così, una storia che ha molto del fantastico. Una cosa che tu dici, cioè se dovesse, non so, succedere a mia sorella o a mio fratello, io direi, senti, si è fatta un trip di qualcosa di molto potente,
stai male, mi stai raccontando una male stronzate. Ed è quello che pensate voi mentre leggete il romanzo, ed è quello che pensano effettivamente buona parte dei personaggi durante il romanzo, dico, questa non è normale, no? Che cacchio sta dicendo? Voi, non so, forse io, sono sempre spinta a credere che effettivamente lei stesse raccontando una marea di baccate e che alla fine ci sarebbe stato un colpo di scena boom, per cui voi dite, ah cavolo, alla fine vedi che c'è, cioè, praticamente le era successo questo, allora si era creata il mondo immaginario che... No. No, cioè non succede questa cosa, nel senso che la trama è priva di colpi di scena. Cioè, quello che vi viene detto è vero sin da subito. In realtà cioè, il vero, diciamo, penso, scopo del romanzo è di raccontarvi del ritorno a casa di questa ragazza, di come lo prende il familiare, di come cerca lei di rientrare nella famiglia e capisce che ormai, cioè, questi avevano vissuto 20 anni, si erano fatti una ragione per cui lei era scomparsa, più o meno chiaramente, perché poi un genitore non credo che si farà mai una ragione della scomparsa della propria figlia. Però diciamo che erano riusciti a costruire una routine familiare, quotidiana, anche senza di lei. E ruota tutto attorno a questo tema, fondamentalmente. Senza colpi di scena, senza oh mio Dio, per cui alla fine ciò era successo. No, perché tutte le cose che, tra virgolette, potevano essere un po' sconvolgenti, un po' appunto, sì, colpo di scena, sono in realtà telefonate al massimo, cioè sono cose che potete arrivarci tranquillamente da soli e non c'è mai una vera e propria svolta nel libro. Per cui sì, cioè nel senso io, guardate questo qua, a prezzo pieno costava di ben 18 euro, qui ci tenevo a dirvi questa cosa perché quando l'ho scoperto ho detto, cioè veramente una cavolata del genere di libro veniva 18 euro, non capisco come sia un libro che ha vinto il British Fantasy Award nel 2013, cioè nel senso ha vinto anche dei premi, capito? Questo è il problema. Io non ci trovo nulla di intrigante in questo libro, forse perché io certi tipi di favolette non riesco più a leggerle, non lo so, però, o forse perché appunto, cioè, sono talmente tarata sulle grandi, capito, ribaltamenti finali, che quando non c'è il ribaltamento finale ci rimango male, dico no, perché mi ha fatto una cosa del genere. Per cui sì, questo direi che è assolutamente un romanzo che io stai proprio evitatelo, Dio che è talmente introvabile, però puta caso che lo trovate, che ne so, appunto nel cesto degli scacchi della gargoyle, ecco, lasciatelo dov'è che è meglio. Il prossimo libro, invece, è Una moglie affidabile, di non mi ricordo assolutamente chi, che mi ha incuriosita perché in copertina aveva lo stesso dipinto che era in copertina delle osservazioni di Jane Harris, se non mi ricordo, che questa copertina è strabusata, tra l'altro, cioè questo ritratto è strabusato, credo, perché si trova su altre 1000.000 romanzi, tra l'altro, una cosa del genere. Beviamoci sto tè, anche voi, mi raccomando. Buono. Era da tal sogno, per cui non era tantissimo che non bevevo il tè caldo. In realtà è una tisana alla menta, bella rinfrescante. Se ci vede anche un dolcino voi da abbinarci, fate bene. Io ce l'ho, però non mi sembrava il caso di mettermi a grufolare in diretta con voi, magari nel dolcino non me lo porto. È già un miracolo che per adesso non devo fare dei tagli in questo video, mi pare già miracoloso questa cosa. Vi stavo dicendo, Una moglie affidabile. Questo romanzo mi ha incuriosita per via della trama, questo l'ho preso in biblioteca per cui non ce l'ho da farvi vedere la famosa copertina. Mi ha incuriosito per via della trama perché mi ricordava qualcosa la trama. La trama racconta di questo signore in là con gli anni, vedovo, con un figlio che non si sa dove cacchio sia, che praticamente si sposa per corrispondenza, tra virgolette, cioè si cerca questa moglie per corrispondenza, no? Una carina, onesta, simpatica, che gli mandi la casa, una, insomma, normale, tipo Jane Eyre, per farvi capire, tipo un po' di messa, no, a parte che Jane Eyre no, perché dopo era la tosta, lei sotto sotto, no? Un po' tipo triste, sciapa, una così, che gli gira per casa, potete immaginare per quale motivo la seconda moglie la vuole così, non ci vuole un genio proprio della lampada. Cosa succede? Che in realtà non gli arriva esattamente questo tipo di moglie, cioè all'inizio è così, ma poi si scopre chiaramente che non è proprio così. Se vi ricorda il film quello di, non mi ricordo, era di Truffaut, penso, che si chiama La mia droga si chiama Julie,
O forse vi ricordate meglio il remake che hanno fatto, che ogni tanto trasmettono ancora in televisione, che è Original Sin con Banderas e la Jolie, è normale perché effettivamente mentre leggevo la trama ci ho messo un attimo, dopo ci sono arrivata e la trama ricorda molto quei film lì. Non soltanto la premessa, ma proprio tutta la trama in sé. Oddio, all'inizio lo leggevo e dicevo, ma non sarà proprio così, dai, uguale, 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 perché sarebbe una scontatezza allucinante, cioè nel senso io non, tu non mi puoi fare tutta la trama che assomiglia, che è tipo identico a Original Sin, perché se no, cioè, no, perché poi non è che Original Sin, non mi ricordo se è tratto da un romanzo, ma penso di sì, ma comunque non è questo romanzo. In realtà non è proprio identica la trama, ma ha talmente tanti punti in comune che, nel senso, quando cioè, il là è chiaramente questo che si prende la moglie per corrispondenza. Poi c'è un'altra cosa, cioè voi andate avanti nella trama e a un certo punto voi dite, adesso vedrai che succede questa cosa, perché chiaramente con le dovute differenze dell'Original Sin, però con qualcosa di simile effettivamente succede. Poi adesso vedrai che e succede. Cioè, capite? Nel senso che si accumulano sempre di più i punti in comune. Ci sono delle differenze, però mi dà l'idea quasi che ci sono più i punti in comune che delle differenze con Original Sin. Il finale banalotto, per cui non è neanche che si ripiglia sul finale di te, oh, pensate invece, guarda, io mi aspettavo che finisse così, invece pff, finisce qua l'anno, sempre per la questione dei ribaltamenti finali che ci piacciono sempre un sacco, invece mannaggia, non sono capaci di farli questi autori. Per cui sì, è un romanzo che è scritto bene, sicuramente è intrigante, prenderebbe di più se voi non intuiste metà della trama avendo visto questi film prima, ecco. Cioè, essendo che magari molti di voi l'hanno visto Original Sin, o La mia droga si chiama Julie, forse è meglio, però per dire che comunque alla fine è la stessa roba, più o meno per dire, la trama è quella comunque. Cioè, conoscendo quella storia lì, neanche posso dirvi vi acchiappa, no, perché, cioè, vi acchiappa nel senso che vedete se effettivamente le indovinate tutte o se c'è qualcosa che non le indovinate alla fine, tipo, ah, questa ok, allora avevo detto che succedeva, succede, questa invece no, non è successa, però siamo lì, alla fine della fine, cioè, non so quanto valga la pena di leggere un romanzo soltanto per vedere quanto voi siete stati bravi a indovinare tutti i vari punti in comune con un film che ha la trama che effettivamente ci somiglia un sacco. Io fossi in voi, insomma, forse anche in me cercherei un altro passatempo a questo punto, perché mi sembra molto più sano. E passiamo al 2, 3, quarto romanzo di oggi, che è La regina maledetta di Giancarlo Drivis, spero che sia anche così, che è quella che ha scritto i diari della famiglia Dracula, che ha scritto La corte dei Borgia, che ha scritto anche, ma caspita, si chiamava, che l'ho appena letto, La viperina, L'enigma della Gioconda. È un'autrice che scrive romanzi storici. La regina maledetta è un romanzo su Caterina de' Medici. È scritto alla maniera di Giancarlo Drivis, per cui non dovete aspettarvi questi guizzi di aderenza storica che ci sono in certi altri tipi di romanzi storici, non quelli di Filippa Gregori, chiaramente no. Però in alcuni romanzi ci sono delle aderenze storiche piuttosto veritiere, tipo uno che ho qua dietro. Non so se lo vedete, che si chiama La duchessa di Milano di Michael Ennis, quello per esempio c'era abbastanza di aderenza storica, Il re suo giullare di Margaret Giorgio, abbastanza aderenza storica, insomma ci sono dei romanzi storici che rispettano la storia, non pensate che siano tutti delle lanciofeghe in cui ci si inventa la roba. Il problema di questo libro è che si cerca sempre di rendere la protagonista, nonostante sia una risaputa stronza, Caterina de' Medici, abbastanza dai, di renderla buona, cara e vittima del destino. Con qualche guizzo di stronzaggine, giusto per dirci, ma io lo so che in realtà è così, però poverina non è sempre proprio stronza. Cioè, è sempre questa cosa del voler redimere il personaggio che a me dà un po' fastidio, no? Perché alla fine, se lei era carogna, puoi anche dirlo che era carogna, anche perché con tutte quelle che gli sono capitate, non le do esattamente tutti i torti per essere stata una stronza che è stata, ecco, nel senso, ce l'avrei avuta anch'io a morte. Se mi fossero capitate tutte le cose appunto che sono capitate a Caterina de' Medici, che se non lo sapete non ve le racconto, infatti non cerco di non rovinarvi la trama. Il problema è che all'inizio del romanzo è sicuramente molto intrigante e interessante, perché voi leggete andate avanti e così. Il fatto è che se
Se vi prende la trama, cosa succede? Che voi volete sapere, no? Per cui magari andate a prendere delle pagine di Google in cui vi leggete la vera storia di Caterina de' Medici, ed è un errore che non dovreste mai fare, che è quello che faccio io. Cioè, quando io leggo un romanzo storico con un personaggio storico che io non conosco tantissimo, succede che mi vado a informare a metà romanzo, però. E quando inizio a scoprire che le cose che sta raccontando nel romanzo sono delle gigantesche balle, inizio a innervosirmi e allora dico: no, basta, ti odio il romanzo, però ti finisco. Per cui sì, questo l'ho finito, per carità, l'ho letto, è un romanzo piacevole, interessante. Da metà in poi inizia a diventare un po' palloso perché è tutto spiegato molto bene nei minimi particolari fino a quando lei non arriva in Francia e non si sposa. Da quando si sposa sembra che praticamente passi il tempo a figliare. Fare l'amore con suo marito, figliare, fare l'amore con suo marito, figliare, fa solo quello praticamente. Che è una cosa che succede in tantissimi altri romanzi storici, non capisco perché, perché c'è da ridurre tutto a questa cosa della gravidanza, non succede più niente. Per cui è tutto molto interessante prima, dopodiché, no, quando si sposa diventa un po' ripetitivo. In sé il romanzo comunque non è male, cioè se vi piacciono i romanzi storici, per carità, potete tranquillamente leggervelo, prendendolo chiaramente con le pinze, come si fa con buona parte dei romanzi storici. È scritto abbastanza, come dicevo, bene. Sinceramente, avevo trovato più intrigante ed interessante La Corte dei Borgia e anche l'enigma della Gioconda. Questo, come vi dicevo, da un certo punto in poi, essendo un po' ripetitivo, è un po' sfiancante. Certo, non siamo comunque ai livelli di falsità storica, diciamo, di Rain, perché poi alla fine tutto torna al fatto che io ho scoperto che su Netflix c'era Rain che non ho mai visto perché mi sono sempre rifiutata di vedere perché mi è bastato vedere delle foto dei costumi per capire che fosse una roba decente. Per cui ecco, là c'è il personaggio di Caterina de' Medici che è appunto una stronza, mentre qua è un pochino più buona nel libro. Io Rain sono sopravvissuta a 9 puntate, però mi ripermetto sempre di andare avanti perché è un guilty pleasure, fa talmente cagare che non riuscite a smettere di guardarlo. È talmente brutto, è talmente recitato di merda che non ce la potete fare. È una cosa tipo Gossip Girl, coi vestiti di Gossip Girl, perché comunque c'ha aderenza storica che è pari a sotto 007. E sono tutte fregne le donne, tutte le fighe della Madonna. Gli uomini sono tutti pazzeschi fighi, tranne Francesco che c'ha una faccia. Fascia, c'è una faccia da pesce lesso che è una cosa incredibile, madonna mia santissima, prendere la schiena, io non so come faccio a essere il figo della situazione, suo fratello che non so se esiste veramente, suo fratellastro, quello sì, quello è fregno veramente, però temo che la Maria preferisca Francesco, anche perché poi lo sposa veramente Francesco, per cui vabbè, non so perché Maria è così rimba, tra l'altro ciao, vabbè. Che sembra tipo una top model di Victoria's Secret, se ve l'ho già detto. Vabbè, però, lo diamo per scontato. Bene, ho letto anche un bel romanzo che si chiama L'avventura della ragazza cattiva di Mario Vargas Llosa. Non avevo mai letto niente di questo autore. Io in realtà volevo leggere La guerra alla fine del mondo. Stava scappando in spagnolo perché me l'hanno citato 1000 volte quando facevo letteratura spagnola all'università. E volevo leggerlo tantissimo da una vita quello. In biblioteca non c'era, c'era qualche altro libro suo e c'era appunto questo qua, Avventure della ragazza cattiva, che mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto veramente un sacchissimo perché vi racconta attraverso gli occhi di questo protagonista maschile che è un po' tontarello, però piace. Vi racconta tutto un lunghissimo periodo storico ed è inframmezzato appunto alla storia, c'è cioè la sua storia d'amore, tra virgolette, sto già iniziando a prendere i colpi, con la protagonista femminile, no? Che ha molteplici identità, molteplici nomi, che cambia, però lui la ritrova sempre e l'ama sempre. Lui è un cretino allucinante che casca ai suoi piedi tutte le sante volte, nonostante lei gliene faccia passare d'ogni, però lui ci casca sempre. E il fatto è che a un certo punto si arriva a dei livelli quasi di non grottesco, però diventa proprio buffo come personaggio lui, anche la trama, per cui voi comunque andate avanti a leggere, cioè non vi
non vi viene da dire sei veramente un imbecille, cioè magari vi viene da dire, però lo dite ridendo, no? Per cui sì, è un romanzo che è serio perché comunque vi racconta dei grandi cambiamenti storici, no? Perché abbraccia più o meno su un arco temporale di 20-30 anni, tra comunque metà del Novecento in su, con tutte le cose che succedono in mezzo, per cui vi racconta di Cuba, perché il protagonista è, caspita, non mi ricordo se era cileno, poi si trasferisce in Francia perché il suo grande sogno è sempre, sempre stato di andare in Francia, poi va in Inghilterra e vi racconta del problema dell'AIDS, vi racconta dello sbarco a Cuba, dell'arrivo di Fidel Castro, comunque vi racconta di tutta una serie di eventi storici appunto, di tutto questo ventennio, trentennio in cui è ambientata la storia. E vi dicevo, ci sono dei momenti molto drammatici, indubbiamente, ma ci sono dei momenti talmente esagerati che sfiorano quasi il ridicolo, per cui vi fanno ridere, come vi fa ridere appunto la corsa, la conquista di questa donna imprendibile che lui continua, cioè lui continua a cercare di prendere, continua a cercare di conquistarla, perché lui è convinto che prima o poi riuscirà a metterle il guinzaglio. Il fatto che ad un certo punto sembra quasi che ce l'abbia fatta, no? Voi però dentro di voi lo sapete che non sarà possibile, poi vedrete che cosa succederà, cioè è bellissimo questa, a me è piaciuta tantissimo, tanto io vi giuro ho fatto le 2 del mattino per finirlo, perché è bello, perché ve la racconta lui questa storia, e ve la racconta con questo tono che va dal dramma, al gioco, alle risa, alla disperazione amorosa, vi racconta appunto dello sfondo storico, insomma, ma una volta che mi ha preso tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, amo tantissimo come è stato scritto, cioè, mi spiace e mi pento di averlo scoperto soltanto adesso io questo scrittore, non ricorda altri scrittori sudamericani che ho letto, io non ne ho letti tantissimi, però non li ricorda, se non forse nel tono un po' divertente, che ogni tanto utilizzava anche nei momenti un po' più drammatici, Márquez, tipo, non so, quando ha scritto L'amore dei tempi del colera, per esempio, anche lì c'era qualche momento che sì, la storia era drammaticissima di questo che era innamorato folle di Fermina e non riusciva, capito, a conquistarla. Per cui c'era un po' del ridicolo, un po' forse vi potrebbe, forse è questo che mi ha ricordato, ma mi ha ricordato un po' Florentino che cercava di conquistare la sua donna e non c'era riuscito, ci riusciva dopo 54 anni, non mi ricordo quanti mesi e 8 giorni che gli aveva contati, bellissimo il finale dell'Amore dei tempi del colera, e forse mi ha ricordato un po' quello. Comunque è veramente un romanzo che vi consiglio tantissimo di andarlo a recuperare. Tanto si trova anche in economica, io ce l'avevo rilegata, però vabbè, la biblioteca perché non fa testo. Ho letto anche La psichiatra di Wulf Dorn. Questo libro me lo sono portato a Tarsogno perché a me, come sono a Tarsogno, piace leggere i gialli. Mi piace leggere i gialli perché a Tarsogno ho tempo di stare sveglia fino alle 4 del mattino per leggere un giallo. Ho tempo di stare distesa sul divano tutto il santo giorno a leggere un libro, soprattutto quando piove, no? Quest'anno poi in realtà ha piovuto, sì, però ho fatto dell'altro, per cui in realtà non ho esattamente fatto il pomeriggio distesa sul divano come ho fatto altre volte. Però mi piace, no? Questa idea del dire ho tempo, anche se non dormo, anche se mi addormento alle 4 perché devo finire il libro, tanto ormai mi alzo alle 11, chi se ne frega, nessuno mi corre dietro, non c'è niente da fare, ti metti sotto la copertina, fa freschino, è il giallo che prende, il bel thrillerone, no? Il gatto che ti salta addosso e tu cacci un urlo, bello, no? Questa atmosfera un po' così, per cui ho detto mi prendo sto libro di Wulf Dorn, perché io non avevo mai letto niente di lui, no? Dunque, c'è da dire che io sto libro l'ho regalato anche a Chiara per il suo compleanno, io non l'avevo ancora letto, no? L'ho regalato questo, è un romanzo di Carrisi, e mi ispirava, lei è psicologa, no? Per quello che l'ho regalato, la psichiatra, che poi non c'entra niente, però fa niente, io intanto mi piace regalare questi libri che sono in tema con la professione di una o dell'altra persona, soprattutto se questi leggono. Per esempio a lei gli regalai Red Dragon, sempre per lo stesso motivo. Sempre che si parla di psicologia criminale, mi piace un sacco. E per cui che è successo? Che io l'ho finito e poco dopo che l'ho finito io l'ha iniziato lei. Il fatto è che tutte e due abbiamo capito, dunque io ho avuto un attimo di smarrimento all'inizio, per cui io pensavo che il colpevole fosse una certa persona, perché succede praticamente in questo romanzo che alla protagonista femminile
Arriva questa paziente, gliela dà, diciamo, glielo dice suo fidanzato: guarda che c'è questa paziente nuova di cui nessuno sa niente, non parla, non si sa chi cavolo sia, prova a cercare di fartelo dire tu. Lei ha un colloquio con questa paziente, succede però che dopo che ha avuto questo colloquio, questa paziente scompare, si volatilizza, non si sa più di che ha fatto, e iniziano a dare della psicolabile alla psichiatra. Io dopo più o meno, non so, 70 pagine, 80 pagine, una roba del genere, avevo già iniziato a intuire quale fosse, diciamo, l'inghippo della trama. Non avevo proprio capito tutto, 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 però c'era andata molto vicina. Ora, quando succede una cosa del genere, o tu dici, guarda, ne ho letti talmente tanti di gialli che ormai, cavolo, ci vuole ben poco per farmi capire com'è che va a finire il romanzo. O tu, scrittore, non è che sei tanto bravo. Forse, sai, nel mondo di oggi in cui i gialli sono veramente tanti, che praticamente penso, se non mi ricordo male, deve essere il genere più venduto in assoluto. Cioè, essendo il genere più venduto in assoluto, o ti inventi qualcosa di strabiliante, o scrivi una saga con sempre gli stessi personaggi, per cui sai, lo leggi perché sei affezionato ai protagonisti. Ma se leggi, cioè se scrivi, scusate, un romanzo unico, lo devi scrivere che c'ha proprio quella cosa che tu dici: oh mio Dio, io un romanzo giallo così non lo leggevo dai tempi delle elementari, no? Dai gialli Mondadori. E lì ero piccola, per cui non potevo indovinare l'assassino perché ne avevo letti troppo pochi. Per cui sì, ci sono rimasta un po' male perché mi ispirava parecchio questo libro, ma proprio parecchio parecchio, non so perché, cioè era intrigante la trama. Il fatto che io dopo 50-60 pagine, nonostante i colpi di scena, dicevo: se sì, vabbè, è inutile che mi freghi, tanto il colpo di scena non serve a niente, tanto ho già capito dove andare a parare. Insomma, ci sono rimasta un po', ho detto: ma perché? Perché non potevi scrivere un giallo così? Per cui, non lo so, forse perché Wolf Dawn comunque è stato nominato tantissime volte. L'ho letto, cioè, tantissime volte, nominato in giro, ovunque, dovunque, per cui mi aspettavo questo giallo bomba. Ora, a casa di mia madre c'è un altro romanzo suo, che non mi ricordo assolutamente come si chiama, forse Sopravvissuta, può essere, una roba del genere. Per cui proverò a leggere qualcos'altro di suo, perché magari questo romanzo era il più scarso che ha scritto. Io ho pescato questo perché era il più famoso, ho detto "Fichu, via", e in realtà poi era il più scarso. Proverò a leggere qualcos'altro. Se avete letto qualcosa di suo, mi raccomando, consigliatelo. Ma soprattutto, se avete letto dei gialli veramente che controcoglioni, scrivetemeli qua sotto. Quelle robe proprio che tu, cioè, arrivi alla fine e dici: ma chi è? Chi è? E sei disperato perché non ci arrivi, no? E quando leggi dici: oh mio Dio! Cioè, capito? Questi io voglio, cioè, quelle cose proprio a bomba che, cioè, non riesci a capirlo fino alla fine. Invece sì, cioè, non è scritto male. Ora, se non siete particolarmente esperti di gialli, io ve lo consiglio perché effettivamente c'è tutta una sottotrama che magari non ci arrivate, e può essere benissimo che voi non capiate chi è e che cosa succede man mano che si va avanti con il romanzo. Se siete però abbastanza tagliati, non è il romanzo che fa per voi, perché ci arrivate benissimo, proprio tranquillamente nel giro di metà libro, ma me l'avete già capito. Ma ci è arrivata anche la Chiara, vi dico, mi ha mandato un messaggio, ma prima me ne ha sparata una, dopo me ne ha sparata un'altra, mi fa: ma è così? Io dentro posso dire, Chiara, te posso dire. E io dentro me dicevo, cioè, ero lì da solo, ho detto: ma perché? L'ha già indovinato, perché? Per cui sì, nel senso, se la Chiara legge dei gialli, magari non ne legge tantissimi, però ne legge, per cui se ci è arrivata anche lei, ci cioè, potrebbe essere che lei è sveglia, per cui può essere anche quello. Però sì, io ve lo consiglio fin lì. L'ultimo romanzo di cui voglio parlare, non vi voglio tediare ulteriormente, poi sono riuscita a fare un video senza tagli, e già questo anche di miracoloso, di conseguenza non voglio iniziare a impappinarmi sulla fine e fregarmi così il video senza tagli. Che figata, ed è tipo dal 2013 che io non faccio un video senza tagli. Sto pensando, attentamente, probabilmente i primi video li ho fatti senza tagli. Non so come sia possibile, io mi chiedo sempre, per esempio la bietola, come caspita fa a fare video senza tagli? Io non lo so. O li faccio, ma neanche corti, perché a volte mi impappino 2 secondi. Vabbè, basta, tagliamo. Tagliamo nel senso che parliamo di quest'ultimo libro che ho letto, che si chiama Jane Austen, I luoghi, gli amici, ed è un libro bellissimo che mi aveva inviato la casa editrice Jo Marcia, ed è un libro che vi consiglio tantissimo, di cui vi riparlerò quando riuscirò a fare un video a tema Jane Austen. È un libro meraviglioso.
perché vi racconta una cosa che io vorrei fare tantissimo da tanto e penso che anche tanti di voi vorrebbero fare, e chi di voi vuol farlo, vi prego, me lo dice e andiamo a farlo insieme, perché cioè noi ci dobbiamo ritrovare, andiamo a fare un viaggio di questo tipo. Cioè, queste due sorelle che si sono fatte questo bellissimo, tipo on the road, on the carrozza però, più che on the road, alla scoperta dei luoghi, dei romanzi della vita di Jane Austen. Ed è strepitoso perché voi leggete di queste che vi raccontano, i posti che hanno visto, vi raccontano qui, e Jane Austen l'aveva citato in questa lettera che ha mandato la sorella, questo invece è il posto dove, che viene citato nel romanzo, non so, Persuasione, tipo quando vanno all'Aima, alla spiaggia, questo è quando succede quest'altra scena, questo invece è il luogo che Jane cita, il luogo dove sono stata battezzata, il luogo dove è successo questo e quest'altro, cioè. E vi fanno tutte queste citazioni di luoghi dove Jane ha camminato, dove ha ambientato i suoi romanzi, dove vivevano, tra virgolette, i personaggi. Questo è l'albero della mia padrona di casa, che bello, è molto poetico, molto romantico sentire questa cosa mentre sto parlando di Jane Austen. E voi siete lì, leggete, e vi sembra di essere lì, e dentro di voi dite: io questo libro me lo tengo, sarà la mia Bibbia, quando un giorno riuscirò anch'io a fare una cosa del genere. Mio Dio, io spero con tutto il cuore di riuscire a fare una cosa del genere un giorno. Cioè di andare a Bath e di andare in tutti questi luoghi meravigliosi dove Jane Austen ha ambientato tutti i suoi romanzi, dove lei è vissuta, ma soprattutto andare a Bath, questa è una cosa, proprio un posto che ci tengo tantissimo ad andarci, se qualcun altro di voi ci tiene tantissimo, la Valle lo so che ci tiene, per cui non ti preoccupare, Valle lo so che sarai la mia compagna di viaggio in questa cosa, per cui sì, cioè, è straordinario, cioè voi lo leggete. E cioè, la cosa che fareste nel momento in cui leggete è chiudere il libro e dire: ok, Ryanair, via, volo prenotato. Cioè, è una cosa che cioè, mi viene proprio spontaneo da fare e vi devono trattenere. Infatti, mi ricordo che mentre lo leggevo lì che ho iniziato a rompere i coglioni e dice: no, dobbiamo andare a Bath, qualcuno venga con me a Bath. Per cui, sì, è assolutamente da strafare questa cosa perché. Cioè, è troppo bello questo libro, quando voi lo leggete questo diario di bordo, dicono, voglio scrivere anche un libro del genere. Però chiaramente al giorno d'oggi non leggerebbe nessuno, perché purtroppo. Però no, magari qualche fan di Jane Austen la troviamo in giro a cui appioppare questo libro, diario, in cui raccontiamo di aver visto tutti questi posti straordinari di Jane. Però che bello che sarebbe, pensateci, cioè, è veramente figo, sarebbe una cosa del genere. Cioè, noi grandi appassionati di lettura, di questa pagina, di altre pagine, andare a fare un viaggio tutti assieme sulle orme di qualche scrittore. Bomba, una roba del genere. Una roba bomba proprio. E che purtroppo anche nel salotto di lettura mi hanno letto dei libri che non sarebbe molto fattibile fare dei viaggi, perché una era Guerra e Pace, c'è da andare fino in Russia, non mi sembra il caso. L'altro era Via col Vento, sarebbe molto interessante però andare sui luoghi di Via col Vento, però adesso stiamo leggendo i Bundenbrook, effettivamente quello forse un po' stiamo leggendo, dobbiamo iniziare a leggere i Bundenbrook, quello mi sembra un po' più fattibile. E a tal proposito, se per caso qualcuno volesse leggere i Bundenbrook, noi tanto iniziamo ai primi di ottobre, per cui sotto magari vi lascio il link del salotto, comunque il link del salotto lo trovate ovunque, dovunque, si chiama tanto Il Salotto della Penny Lane. Questo si chiama una roba del genere, non lo ricordo, che bello, non so neanche come si chiama il salotto, che è un gruppo, però va bene tutto, non importa. A fine novembre, ma tanto mi auguro di riuscire a fare un video un po' prima, se non mi ricordo male, a fine novembre può essere, ci sarà il Salone del Libro Usato a Milano, per cui se per caso qualcuno di voi è di Milano o passa nella zona Milano, io dovrei esserci, potete anche fermarmi. Ve lo dico a scopo informativo, non sono così quando mi vedete in video, non è che sono bionda quando mi vedete in video, cioè quando mi vedete di persona sono molto meno, per cui sì, se guardo in terra mentre mi parlate è normale, succede spesso, che bello, timidezza a 30 anni, che bella cosa. E io vi saluto, vado a finirmi il mio tè, potrei andare a assaggiare la torta che ho fatto, è maleducato portarla con una fetta in meno, vero? Però la porta è mia, che se ne frega tanto, anche se non pranzo la loro domani. Ma sì, ma chi se ne frega, che bellezza, così un po' tutto casalingo, tanto mia madre, non penso che si formalizzi, cioè io non mi formalizzerei se mi portassero un mezzo di torta al cioccolato, no, anche una fetta di torta al cioccolato, anche smangiata, tanto sempre torta al cioccolato, ho un problema io con la torta al cioccolato, non buttavo più, tra l'altro ho dovuto fare una ricetta alternativa perché non c'ho le fruste in casa, se qualcuno dei miei amici mi sta ascoltando. Non sapete cosa regalarmi per il mio prossimo compleanno. Mi servono le fruste elettriche. O la planetaria, se siete molto ricchi.
Bene, e ci sentiamo prestissimo, vi mando un bacio, scusate questo finale un po' assurdo, fatemi sapere quali libri avete letto ultimamente, se avete letto alcuni dei libri che vi ho citato, se anche voi avete deciso di scappare a gambe levate da alcuni di questi titoli o se qualcuno vi ha preso e ha detto no, così così me lo leggerei. E mi mando un bacio e vi auguro buone letture.